Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Man, oggi siamo qui con il post partita di Inter Bologna. Non puoi perdere per 2 anni di fila in casa contro il Bologna. È vietato dalla legge, è vietato dalla legge. Perdere 2 anni di fila in casa a San Siro contro il Bologna è vietato dalla legge. Ma proprio vietatissimo, vietatissimo. L'Inter all'inizio, ragazzi, ha giocato anche abbastanza bene. Poi io ho visto non tutta la partita, non tutta la partita, delle ispezioni di circa 15 minuti all'inizio del primo e del secondo tempo, non li ho visti. Quindi io ho visto 30 minuti in meno. Quindi non ho visto 30 minuti. Quindi non ho visto l'azione che ha procurato il rigore per l'Inter, poi sbagliato, ma ci arriviamo dopo. E anche l'espulsione del giocatore del Bologna, che non so chi sia, cioè perché non l'ho visto comunque. E niente, all'inizio l'Inter era partita proprio a gonfie vele, e infatti era andata in vantaggio meritatamente con il 20° gol in campionato di Romelu Lukaku, il mio idolo. E niente, l'Inter ha continuato ad andare a gonfie vele, a giocare bene, con un bel gioco comunque, però il problema è che giocava bene, però non segnava, non segnava. Poi dopo c'è stato il rigore per l'Inter, Lautaro Martinez, o Lautaro, mi pare Lautaro, Lautaro Martinez ha sbagliato il rigore. Lautaro Martinez ha sbagliato il rigore, sì, avete capito bene, ha sbagliato il rigore. Poi dopo l'Inter ha continuato a giocare abbastanza bene comunque, mangiandosi proprio, divorandosi, manco fosse il vaso della Nutella, divorandosi tante tante occasioni. E allora, giustamente, il Bologna, che ha giocato molto molto meglio dell'Inter, ha pareggiato prima, giustamente, con un diciottenne che a momenti non ha mai giocato in Serie A. E poi io me l'aspettavo comunque che arrivava il 2-1 del Bologna, ma soprattutto che lo segnava Moussa Barrow, perché ha fatto una partita veramente veramente bella Moussa Barrow, infatti mi complimento con lui. Tanto non guarderà mai questo video. E niente, io lì mi sono proprio demoralizzato psicologicamente. Scusate per la gaffe che ho fatto. E poi ci sono stati 6 minuti di recupero dove Sanchez si è mangiato la bellezza di 2 gol clamorosi. L'Inter poteva portarsi a casa questa partita nei 6 minuti di recupero che ci sono stati, ma no, no, no. La partita è finita, io ho detto basta, 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 io non guardo più la Serie A in vita mia. Io non la guardo più perché non è possibile, però, che ci mangiamo un'occasione per andare al secondo posto, comunque per giocarcela per il secondo posto. Niente, ragazzi, questo video termina qui. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Ciao, ragazzi.